Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Analisi a freddo, a freddo, a freddo. Vabbè che io sono sempre caldo, però diciamo analisi a freddo. Allora, ieri non mi sono dilungato abbastanza nel video per dirvi la mia un po' sulla partita, ma sono stato un po' superficiale. Ho dato spazio alle mie viscere, no, ai miei sfoghi contro Szczęsny, che ieri veramente l'ha fatta grossa. Ma veramente grossa l'ha fatta ieri, ragazzi. Ieri Szczęsny l'ha fatta veramente grossa, veramente, perché non è che ne ha fatto uno, ha fatto due errori, due clamorosi, ragazzi, che non si vedevano dai tempi di Van der Sar. Ho detto tutto. E non venite. Allora, raga, mi fate incazzare quando fate così. Mi fate incazzare quando fate così, raga. Non mi venite a dire che Buffon faceva le papere, ragazzi. Perché è vero, Buffon nella sua carriera ha avuto qualche infortunio. Okay, infortunio non che si è fatto male, infortunio di errore. Ma non mi battete a paragone Buffon, che è stato uno dei migliori portieri della storia del calcio, che è quello là, che Szczęsny. Non mi fate questi paragoni, ragazzi. Vedete, mi mandate in bestia così. Ui, così mi mandate in bestia. Ui, ma mandate in bestia così. Vanno a paragonare Buffon che Szczęsny. Ma che cazzo ci c'entra Buffon se stiamo parlando di Szczęsny? Che ci c'entra Buffon? Buffon avrà fatto qualche errore. Ma da 20 anni, quanta cazzo da partita da salve tu culo Buffon? Quanta partita da salve tu culo Buffon in da 20 anni? Però questo non dice nessuno, non dice nessuno. Voi dite solamente quello che vi conviene a voi. Ragazzi, Szczęsny, io sono stato uno dei primi sostenitori di Szczęsny, perciò a me non mi avete proprio rompo cazzo. Ma ve lo dico papale papale, a me non mi dovete rompere i coglioni, perché io su Facebook ho fatto la guerra con la gente per difendere Szczęsny. Però, siccome io sono una persona coerente, lucida, obiettiva, oggettiva e trasparente, fai l'errore con il Porto, il 2-0, che va con la gamba così, che vai con la gamba così. Fai l'errore con il Torino sul gol di Sarabria, sul suo palo. Fai l'errore con il Porto al ritorno. È vero che Cristiano Ronaldo si è scansato sulla punizione perché si è girato, però per andare giù ci ha messo una vita Szczęsny, ragazzi, una vita. E allora, una vote, due vote, tre vote. E basta, e basta. Ieri ha fatto un'altra due papere, altri due errori colossali, ragazzi. Ma come ha detto il mio amico poco fa in chat, sembra che sta chi menti in porta. Chi menti? Chi menti sta in porta a noi? Chi menti? E 12 milioni per Donnarumma erano troppi, però. 12 milioni erano troppi per Donnarumma. Ma quello non può prendere 12 milioni, un portiere così. Avete visto che ha fatto l'Europa Donnarumma o no? E pensare che in questo momento. Ma voglio pensare che sia solo una cosa momentanea, voglio pensare. Ma io ve la dico lo stesso. Sta facendo una riserva Paris Saint-Germain, sta facendo una riserva a Keylor Navas, che ha 37 anni. Ho detto tutto, ragazzi. Il secondo portiere del Paris Saint-Germain è più forte del nostro, del primo, che è un primo. Ma perché non faci di Uga Franco Israel? Tenimo non faccio da Guaglione, dall'Under 23. Ma veramente non faccio da Guaglione, non faccio da portiere. Che quando ha giocato l'amichevole contro ha parato di tutto. Se non ci stavo quello, fanevi 8-0 da partita. Ma fate giocare Isler nell'Under Israel dell'Under 23. Ma andate a fanculo a sto polacca da merda qua. Ma che cazzo tu mi fa? Che tu mi fa? C'ha 31 anni ormai e piglia 7 milioni di euro. Questo è un altro calciatore che non se lo prenderà nessuno e ti rimarrà appeso così. Ui. Come una cullera, ti rimarrà appeso così in canna, perché ovviamente nessuno se lo prende e te li ingaggia. Gli errori che fa la Juventus, che prende i calciatori, gli spara 5-6 anni di contratto e gli dà gli ingaggi altissimi, e poi ovviamente non ci pigli nessuno. Vedasi, Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Ramsey, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io voglio focalizzarmi sulla partita, voglio fare un'analisi della partita. Allora, la Juventus nel primo tempo mi è piaciuta tantissimo. Veramente che ha avuto il pallino del gioco, ha dominato il lungo e il largo. Quelle poche volte che si è chiuso al riccio, ripartiva
in tre o quattro sembravano degli staffettisti, i vari Morata, Cuadrado, alle volte pure Danilo. Dybala semplicemente mostruoso. Ma Dybala però non fa la differenza, che state scherzando? Dybala 12 milioni sono troppi, però Dybala non fa la differenza, ci capi? Ramsey piglia 7, Rabiot ne piglia 9, però Ramsey, però Dybala non ne può prendere 12, non sia mai. Ieri Dybala è stato un migliore in campo. Gol e assist. Gol sopraffino, ragazzi, con l'esterno sinistro sul secondo palo, bellissimo, dopo 2 minuti, e lancio da 45-50 metri a cercare la profondità di Cuadrado che entra in area di rigore, gioco di gambe, salta l'avversario e incrocia il destro sul palo più lontano. Nulla da fare ovviamente per l'estremo difensore dell'Udinese. 2-0. Una partita che sembrava essere già messa sui binari giusti in cassaforte. Secondo tempo, ragazzi, secondo tempo è al netto. Al netto, perché ragazzi, se dobbiamo fare i tifosi, facciamo i tifosi. Se dobbiamo fare i tifosi, facciamo i tifosi. Qua noi dobbiamo analizzare tutto. Ok? Noi dobbiamo analizzare tutto. Secondo tempo, ragazzi, a me la Juventus, al netto delle papere di Szczęsny, al netto delle papere, degli clamorosi errori di Szczęsny, a me la Juventus nel secondo tempo non mi è piaciuta. Ha cambiato totalmente atteggiamento. Pareva, sembrava che la Juventus già l'avesse vinta la partita. Errore madornale, non si possono più fare questi errori, ragazzi. Il calcio è cambiato. Non sei sicuro neanche più sul 2-0. Tu sei 2-0, non sei sicuro più oggi. Non sei sicuro più. Non sei sicuro più. Si è abbassata. Si è abbassato il baricentro. C'è stata quell'azione dell'Udinese. Cazzata di Szczęsny, procura il rigore, 2-1 si riapre. Qui ragazzi c'è la svolta, perché Allegri cambia, fa tre cambi. Toglie Ramsey, toglie Morata e toglie Bernardeschi. Inserisce Kulusevski, non ha De Chiellini, passa al 3-5-2. Mi prende Federico Chiesa e me lo mette a tutta fascia. Cioè Chiesa, ragazzi, per l'amor di Dio, non bruci... Mister, te lo chiedo per favore, non mi bruciare Chiesa. Non mi bruciare Chiesa, perché Chiesa deve giocare esterno d'attacco, non mi deve fare tutta la fascia, che poi ovviamente quando arriva negli ultimi 20-30 metri è spompato e non è più lucido. Non me lo devi mettere a fare tutta la fascia nel 3-5-2. Chiesa deve giocare nel 4-3-3 da fare esterno d'attacco. Punto. Poi o lui o Cuadrado, vedi tu, comunque Chiesa non fa l'esterno d'attacco. Prima cosa. Secondaria cosa, e questa cosa non l'ho sentita da nessuno, ragazzi. Da nessuno. Io noto tutto. Io noto tutto. Io questa cosa non l'ho sentita da nessuno. Chi mi spiega Kulusevski a sinistra, ragazzi? Dai. Kulusevski a sinistra. Kulusevski esterno a tutta fascia a sinistra. La bruciata quella così. Hai bruciato. Hai bruciato il calciatore così. Perché Kulusevski è un altro calciatore che dovrebbe giocare esterno d'attacco, anche lui ovviamente a destra, perché essendo Mancini non rientra e calcia. Che cosa mi ha rappresentato Kulusevski lì a sinistra? Cioè, non mi ha presentato un cazzo. Hai limitato il calciatore perché gli hai chiuso il suo piede, il Mancino. Quello già è lento per cazzi suoi. Il tempo che si gira, si aggiusta il pallone, già è lento per cazzi suoi. Tu me lo vai a mettere pure a sinistra. Praticamente è un giocatore che non serve. È come se tu giocassi con uno in meno con Kulusevski a sinistra. Ok? Stavo dicendo, la Juventus è passata a 3-5-2, ma comunque sia, il palo di Morata è venuto da un'azione estemporanea, perché non c'è stata una costruzione di gioco. È arrivato il pallone Alexandro, ha buttato sta palla in mezzo e Morata ha colpito di testa e ha preso il palo. Ma non c'è stata un'azione estemporanea. Pure il palo di Bentancur è nato su una ripartenza. Su una ripartenza è nato il palo di Bentancur. Ma la Juventus nel secondo tempo a me non mi è piaciuto. L'atteggiamento, ragazzi, l'atteggiamento. Non ci abbiamo messo quella convinzione per andare a fare il terzo gol. Poi i pali non ci hanno aiutato, sicuramente. Non lo metto in dubbio, non siamo stati neanche fortunati, ma
Non ci abbiamo messo quella convinzione per andare là a chiudere definitivamente. A fare 3-1 ha mettuto timbro fanello sopra la partita. No, no. Poi è arrivato l'altra cappellata di quel di Szczęsny. Ok, non voglio dire quella parola, sennò poi mi segnalano. E poi ovviamente il gol del 3-2 annullato a Cristiano Ronaldo perché teneva il deltoide in fuorigioco, teneva la punta due cazzi in fuorigioco, Ronaldo, capito? Mo io li aspetto gli anti-juventini perché tutti quelli che mi sono venuti a scrivere e non solo, vi aspetto al varco. Se succede il contrario, Madonna, zia me mi venite a scrivere che la Juve ha rubato, vi mangio a tutti quanti. Ma mangia tutto quanto e vi vengo a scrivere in privato, giuro su Dio, perché tanto vi becco, ragazzi. Statevi tranquilli che io vi becco. Vi becco. O prima che me dice, se la Juventus dovesse vincere una partita così, che gli viene annullato un gol all'avversario, o prima che me dice la Juve ruba, va in culo a voi e quando ne stracciate niente. Promesso, ragazzi, promesso. E comunque, costruzione dal basso. No, ragazzi. Costruzione dal basso, se c'hai i calciatori con i piedi buoni, con i piedi fini, con i piedi delicati, con i piedi accurati, ma quando ti chiellini che te i piedi afferra da stile, quando ti ha De Ligt, che certe volte fa bene e certe volte sbaglia dei passaggi elementari, l'unico che si salva, infatti non l'ho menzionato, è Bonucci, perché Bonucci è l'unico che c'ha i piedi accurati. Però purtroppo, non avendo neanche dei centrocampisti intelligenti, il pallone non se lo vengono a prendere, capì? Non vengono incontro alla palla, o perlomeno vengono in modo lento e si fanno mangiare dai calciatori avversari. E la squadra si schiaccia e va in sofferenza. Questo è il problema, ragazzi. Quando dovete spazzare la palla davanti, spazzatela perché ci avete Morata. Ci abbiamo Morata, che è comunque uno molto veloce. Hai Quadrado, che è uno molto veloce, hai Chiesa, che è uno molto veloce, hai Danilo, che in progressione sa il fatto suo in velocità. Per cui, Minnand stava meglio a perderla a 70-80 metri dalla porta, e no che tu la perdi, gli regali la palla, come è successo ieri all'attaccante dell'Udinese, e regali il gol. Quindi costruzione dal basso, quando si può fare? Quando non si può fare? Minnand a palla, Minnand. Perché un sacco di volte noi abbiamo regalato i gol l'anno scorso agli avversari così. Camma fa pure quest'anno la stessa cosa. Comunque, ragazzi, detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. E sempre fino alla fine Forza Juventus. Ma facciamo funzionare questa quando giochiamo. Questa è quella che comanda. Questa. Poi vengono queste, ma comanda questa. Ciao ragazzi, alla prossima.